Cari amici di Valdo TV, ben ritrovati. Ci troviamo a Cesio Maggiore, 19 agosto 2018, per entrare nella storia. International Book of Records, con lo gnocco più lungo del mondo. Chissà a quanti metri arriveremo con 250 kg di patate, 250 kg di farina, altrettante uova e un chilo di sale. Staremo a vedere. Partite intanto da unire il volontariato locale, poi dal 2010 sempre con la Fiorita avevamo fatto la polenta più grande al mondo e abbiamo lanciato l'idea quest'anno di creare lo gnocco più lungo del mondo, appunto la festa della patata. Andrea Nascimbene, uno dei due promotori di questa iniziativa, che cosa ha di particolare la patata di Cesio? La patata di Cesio è speciale perché intanto è un marchio di origine protetta, poi viene dai nostri territori che sono speciali di loro, perché sono unici, e poi perché si presta in modo particolare e perfetto per questo tipo di Guinness che prevede una lavorazione molto lunga e particolare, e la patata di Cesio è la migliore in assoluto. Presidente, è andata bene, benissimo, si aspettava di arrivare a un risultato di questo tipo? Ero un po' preoccupato perché è la prima volta che si fa, capire i tempi era un po' difficile. Eravamo prefissati di arrivare agli 800-900 metri, li abbiamo passati via molto bene perché ho una squadra molto attiva e è stata compatta tutta la mattina, insomma. Qua c'è un doppio significato, mi pare, da questa iniziativa. Uno, che c'è un prodotto, la patata, che merita ulteriormente di essere promosso. Due, che c'è un esercito di volontari con cui si può andare da qualsiasi parte. Sì, la patata, abbiamo un buon prodotto perché è un prodotto veramente che ce lo ricercano, la nostra patata. Lo dice sempre anche alla festa della patata che abbiamo una buona affluenza e soprattutto col volontariato. Io sono super soddisfatto perché è un gruppo veramente che è peccato diventare vecchi. Vice Sindaco Carlo Vigna, il significato di questo record per il territorio di Cesio Maggiore? Ecco, la patata è un prodotto tipico del nostro territorio di Cesio Maggiore, ormai famosa potremmo dire in tutta la provincia ma forse anche in tutta la regione, quindi questa manifestazione è un momento importante per continuare a promuovere il nostro prodotto e farlo conoscere sempre più a persone, un prodotto genuino che appunto rappresenta il nostro territorio e anche una possibilità di fare una valorizzazione turistica, quindi di richiamo di persone dall'esterno, perché legato alla festa della patata ci sono importanti manifestazioni e c'è anche la possibilità di visitare le bellezze nel nostro territorio, quale per esempio il Museo Storico della Bicicletta o il Museo Etnografico, che sono entrambi presenti nel comune di Cesio Maggiore. Alle 8.27 è partita questa impresa titanica, dopo 3 ore, 22 minuti e 28 secondi si arriva al risultato di 1037 metri, entrando quindi nell'International Book of Records con lo gnocco più lungo del mondo, qui a Cesio Maggiore alla festa della patata, 18ª edizione. Ma la festa non finisce qui, ora gnocco per tutti e a noi arrivederci al prossimo servizio.